Mamma mia! Mamma mia, ma cos'è, signori? Ciao ragazzoni e ragazzuoli e benvenuti in un nuovo test. Guardate qua che spettacolo, abbiamo uno shuriken. Non sarà solo un test, ma anche una filatura. Quindi saranno due video in uno praticamente. Perché? Per un semplice fatto. Questo shuriken lo comprai tipo nel lontano 2014, 2015. No, 2015, lo usai molto, quindi è tutto scheggiato. Come potete vedere le punte Anegason 2 ha delle scheggiature varie, perché l'ho usato molto. Adesso vi faccio vedere ad esempio col test della carta, anche se teoricamente non penso si dovrebbe fare con questo tipo di lame. E vi faccio vedere anche che non si impianta più, proprio perché le punte non ci sono più, quindi proveremo a darci una filatura tale da provare a riuscire a farlo inficcare di nuovo sul legno, ad esempio. Ecco, guardate, shuriken alla mano, un pancale di legno. Ok, non me lo aspettavo. Si è impiantato. Sì, ho preso l'unica parte dove c'era ancora un po' di punta. Riproviamo un po'. L'avevo provato, si vede, su un legno troppo duro qualche giorno fa e non si impiantava più. Magari questo è un po' più morbido, quindi ci riesce. Ok, come non detto. Ok, impiantarsi si impianta. Quindi l'unica cosa che bisogna dargli è una bella affilatura e poi diventa di nuovo perfetto, diciamo, ecco. Sapete che vi dico? Attacco la mola e passiamo prima a quella. Così almeno gli diamo un po' di punta anche e poi passiamo a una affilatura un po' più fine. Come vedete, taglia veramente male. Ve lo faccio vedere da tutte, vedete? Non taglia praticamente niente. Fa schifo. Vi faccio vedere anche con del cartone. Come vedete, faccio fatica e taglia poco, taglia, ecco. Passiamo alla mola. Ok, sarebbe da fissare perché non devo lasciarla qua, ma devo metterla poi nella zona lavoro che vedrete. Però è abbastanza fissa, cioè è abbastanza ferma. Provo a lavorarci un attimo così. Ci metto l'acqua e ci mettiamo al lavoro. Sì, ogni tanto purtroppo si muove, ma è normale, non è fissata. Ok, le imperfezioni più grandi le ho tolte, le punte sono leggermente meglio, ma erano veramente scheggiate completamente, quindi entrare qua dentro in questo buchetto qua non ho niente con il quale farlo, quindi purtroppo rimangono come sono. Certe sono migliorate, certe no. Adesso passiamo alle pietre, così almeno gli levo ancora le imperfezioni e poi piano piano alzo la granatura fino, penso, alla 3000, non vado all'8000, perché l'8000 è per i coltelli da cucina, non ha senso. Eccoci qua, ho già precedentemente bagnato per bene la mia pietra. Partiamo ovviamente con la 400, poi 1000 e poi 3000. Dobbiamo prendere un'angolatura bella ampia qua e andiamo. Bagniamola ancora un po' in cima e partiamo. Sto facendo dei movimenti da 5 per lato, quindi 5, 5, 5, 5, 5, 5 e 5, 5, 5, 5, 5, 5 sopra e sotto. Ok, si inizia a sentire, eh? Ok, la lama si inizia a sentire, ho finito con la 400, adesso passiamo alla 1000. Vi faccio partire un time lapse, intanto è sempre la stessa medesima cosa. Ok.
Ok, anche la 1000 l'abbiamo terminata. Passiamo all'ultimissima, ovvero alla 3000. Più in là non ci vado, ripeto. Togliamo questa. Questo tavolo è diventato uno schifo. Opla, bagniamo un po'. Opla. La lama si inizia a sentire, eh. Non so se taglierà la carta, perché non so se è l'inclinazione giusta, non lo so, vedremo. E le punte, vabbè, sono sempre un po' sbeccate, però già leggermente meglio, ecco. Passiamo alla 3000, gli diamo l'ultimo colpo di affilatura. Questa parte qua che vedete, la V, non la tocco troppo. Primo, perché rovinerei la pietra, mi è capitato di darci un pochettino verso questa V qua e ho un po' scheggiato la pietra alla 400, quindi ho affilato solamente praticamente mezzo centimetro a destra e mezzo centimetro a sinistra dall'inizio della V. L'ho lasciato stare perché rischiavo di rompere veramente le pietre. E visto che mi serviranno anche per video futuri, non ho voglia di ricomprarle, ecco. Cerchiamo di farle durare il più possibile. Una banda alle ciance e andiamo con l'ultima pietra, va? Questa scivola bene. Anche perché se riscontrassi dei piccoli saltelli nel lungo andare vorrebbe dire che ci sono ancora delle imperfezioni. Un pezzettino leggermente l'ho sentito saltellare, ma ero messo male anche con la mano, eh. Guardiamo qua. Scorre bene. Scorre bene, scorre bene. Diamo l'ultima. Aspetta, forse ci vuole un po' d'acqua. Guardiamo un po'. Ci voleva un po' d'acqua. Che dire? Timelapse anche qua. Fino al termine di questo. Via! Perfetto! Passiamo al test della carta. Guardiamo se le taglia. Non ne sono proprio sicuro, eh. Secondo me non lo taglierà ancora. Però, secondo me, il test invece, quello del lancio, andrà bene. Allora, al tatto è un po', è molto più affilato rispetto a prima. Le imperfezioni si sono levate. Però secondo me, ripeto, questa tipo di lama qua non è fatta per questo tipo di test del foglio. E soprattutto non è un acciaio di altissima qualità. Quindi secondo me non lo passerà ma di nuovo. Proviamo, comunque proviamo. E infatti non lo passa. Poi, per l'amor del cielo, è sicuramente uno molto più esperto, con molta più mano di me, perché io, cioè, sono novizio su questa cosa, non è che so affilare alla perfezione, non sono esperto per l'appunto nell'affilatura. Sicuramente uno molto più bravo di me saprebbe tirar fuori una lama eccellente anche da un acciaio del genere. Comunque, non gratta proprio, non ce la fa proprio. Vediamo però se si comporta bene con il secondo test, ovvero quello del lancio. Però ho provato un attimo per curiosità con il cartone e faccio molta meno fatica, eh. Faccio molta meno fatica di prima, eh. Guardate qua. Quindi almeno con questo è già migliorato. Prima proprio facevo veramente tanta fatica. Guardate qua che taglio brutto che aveva fatto. C'era sì un piccolo segno, ma poi basta. Invece qua, se faccio un po' leggermente di pressione, guardate qua, lo taglia perfettamente. Quindi dai, sono contento. Guardiamo al lancio del coltello dello shuriken. Vediamo come si comporta. Devastante. Incredibile. Ma un bijou. Vado a testarlo un po' nel bosco, va? Guardiamo come se la cava con un legno secco e bello duro, va? Ci ho tirato malissimo. Mamma mia, si è impiantato anche da Dio. Guardatelo qua. Si è impiantata la stragrande. Riproviamo. Ma che soddisfazione mi dai, piccolino. Mamma mia. Figata. Che figata. È tornato al suo splendore. Riproviamo. Mamma mia. Mamma mia, ma cos'è, signori? Cos'è? Si è impiantato di tanto così, è allucinante. Guardate qua, l'ha disintegrato. Questo vuol dire che l'affilatura non è stata poi così inutile. Perché cazzarola, avete visto? Cioè, si impiantava di un botto. Questo qua è duro, eh. È duro come il marmo questo legno, eh. Quindi
tanta roba, tanta roba. Un conto è quello di prima, che del pancale, che era un po' più morbidello, un po' più tenerello. Ma questo qua, Nini, è bello duro, eh? È bello lungo, è bello duro, è bello alto. Si impiantava veramente benissimo, cioè l'avete visto, si è impiantato da Dio. Non fateci meme con queste parole che sto dicendo. Si impianterebbe sicuramente di più se solo le punte fossero un po' più punte, un po' meno scheggiate, ma purtroppo con l'andare del tempo si sono deteriorate e con l'andare dei lanci, ma posso assicurarvi che l'ho riportato al vecchio splendore. La lama io al tatto la sento, voi ovviamente non potete percepirlo, ma fidatevi, si sente. Il taglio della carta, secondo me, ripeto, magari è una cazzata, ma secondo me non è la lama adatta per fare una cosa del genere. Magari ho sbagliato anch'io, fatemelo sapere in un commento, anzi sicuramente ho sbagliato io, l'inclinazione era un po' strana, poi capitemi, tutto ravvicinato, dovevo fare tutto in piccoli spazi per affilarlo, quindi magari mi è riuscito male anche a me, anzi sicuro, però io mi ritengo soddisfatto. Il test principale, quello che mi interessa per riutilizzarlo, per ridivertirmi con questo attrezzino, è quello del lancio. Impiantarsi si rimpianta, quindi sono contentissimo, quindi devastante. Ciao a tutti ragazzi e ragazzuole.